Dopo il grande talk di Orange e me, insomma, ritorniamo un po' più in basso. Comunque, grazie a tutti di essere venuti a questa introduzione sul reverse engineering di dispositivi IoT con un esempio di hacking su un router di casa. Io sono Valerio Di Giampietro, sono appassionato di elettronica e tecnologia sin da quando ero bambino, perché questa ragione avevo fatto ingegneria elettronica all'università. Appena laureato avevo iniziato a lavorare come progettista di hardware digitale, ma rapidamente mi sono poi spostato nel settore IT, inizialmente come amministratore di sistemi Unix e poi anche attualmente come responsabile di infrastruttura ICT, che significa occuparsi della gestione dei server sia sul cloud che sul sito, del networking, dei database, dello storage e così via. Sono un entusiasta di Linux praticamente sin dall'inizio, sin dal 93, quando l'ho installato per la prima volta sul mio PC di casa. Il mio sito personale è Valerio, scritto come va.ler.io, dove troverete questa presentazione, ma molto più importante, tutti i link a tutte le cose di cui parlo oggi, anche con un certo dettaglio. La mia email è Valerio, scritto come v@ler.io, e il mio username Twitter è Valerio. Essendo un nerd, sono abbastanza orgoglioso di questi indirizzi. Di cosa parleremo oggi? Dopo una brevissima introduzione sul reverse engineering, descriveremo il processo di reverse engineering basato sulla raccolta di informazioni, sulla costruzione di un ambiente di emulazione utilizzando Chemo per far girare i binari del nostro dispositivo, sull'analizzare come il dispositivo funziona e infine in questo progetto. Lo scopo è quello di modificare il firmware del dispositivo. Prima di definire cos'è il reverse engineering, dobbiamo dire cos'è l'engineering. In due parole possiamo dire che è la scienza di fare le cose, di fare prodotti, che parte dai requisiti del progetto, poi continua con la progettazione del prodotto e termina con la realizzazione o la manifattura del prodotto. Il reverse engineering è esattamente lo stesso processo, ma fatto solamente in un ordine inverso e solitamente anche con uno scopo limitato. Per cui si parte dal prodotto, tipicamente non fatto da noi, ma fatto da qualcun altro, lo si analizza, si prendono le misure, si ricostruisce il progetto e da questo si capiscono anche quelli che sono i requisiti. Ovviamente di solito il nostro progetto ha uno scopo limitato, nel senso che non siamo interessati a ricostruire l'intero progetto del prodotto, ma siamo interessati solamente ad una parte, anche perché richiederebbe troppo tempo magari ricostruire esattamente tutto. Nel nostro progetto di esempio lo scopo è quello di modificare il firmware del dispositivo per aggiungere nuove features o programmi addizionali. Si parte con la raccolta di informazioni. Nell'esempio del router la prima informazione è chi è che fa il dispositivo, in questo caso è facile da sapere, è D-Link. Poi si deve vedere se c'è un original design manufacturer, perché spesso capita che un dispositivo lo fa una società, ma in realtà è stato sviluppato, il firmware è stato sviluppato da un'altra società, e anche in questo caso è così. Dopodiché si apre il dispositivo, si cerca di identificare i principali componenti elettronici. Una cosa molto importante è localizzare la posizione della UART, che è la console seriale, e possibilmente anche dell'interfaccia JTAG. E alla fine, come ultimo step della raccolta di informazioni, ottenere il firmware ed il root file system del dispositivo. Aprendo il dispositivo possiamo osservare la mainboard. Non è sempre facile identificare tutti i componenti elettronici, sia perché alcuni sono nascosti sotto a questi dissipatori neri, altri sono che magari si possono rimuovere in modo più o meno facile, ma altri sono nascosti dietro quella lamina di metallo che serve per proteggere dalle interferenze, dalle emissioni in radiofrequenza, e che spesso è difficile da rimuovere senza danneggiare la piastra. Si possono comunque identificare alcuni componenti, in questo caso siamo anche piuttosto fortunati che siamo in grado di identificare facilmente la UART perché è chiaramente etichettata sulla motherboard. Non sono stato invece in grado di identificare la posizione dell'interfaccia JTAG, probabilmente quella mostrata sulla slide, ma siccome non funzionava o non è quella oppure è stata disabilitata. Anche se guardiamo la motherboard da sotto, possiamo anche qui identificare qualche altro componente, come ad esempio la memoria NAND flash, però non abbiamo identificato il sistema on a chip, probabilmente nascosto sotto quella lamina di metallo per schermare le emissioni radiofrequenza. Localizzare la posizione dell'interfaccia UART è molto importante. Sulla destra vedete alcuni esempi su alcune piastre miscellanee.
Il primo step che facciamo ovviamente è quello di cercare su internet per vedere se qualcun altro ha già trovato la posizione sul nostro tipo di dispositivo. Altrimenti dobbiamo identificare i potenziali pedini candidati ad essere la UART del dispositivo. Qualche volta c'è, come nel nostro caso, sono chiaramente etichettate sulla motherboard, altrimenti possiamo utilizzare anche un multimetro per cercare di identificare questi quattro pin, che solitamente sono quattro pin, che sono l'alimentazione, la massa, il TX e l'RX. Con un multimetro identifichiamo facilmente l'alimentazione e la massa. Il TX e l'RX a riposo sono allo stato 1, quindi in questo caso a 3,3 volt. Durante la fase di boot sicuramente molte informazioni vengono scritte sulla serial console, quindi il TX oscillerà tra 0 e 1, cioè tra 0 e 3,3 volt. Col multimetro magari possiamo essere in grado di identificare questi piedini. Altrimenti possiamo anche identificare la posizione della UART sul sistema on a chip, se sappiamo qual è il sistema on a chip e se abbiamo il suo datasheet, e dopo possiamo cercare di seguire le tracce sulla motherboard. Questo però è abbastanza complicato, sia perché le motherboard spesso sono multistrato e quindi è complicato seguire le tracce, e sia perché talvolta il sistema on a chip ha un package con i piedini che stanno sotto e non sono quindi di facile individuazione. Possiamo anche usare un tool fantastico che è JDAVulator, è quella piastra che vedete mostrata nella slide, che ha dei connettori che si possono agganciare ai potenziali piedini, sia per essere UART che potenziali piedini nell'interfaccia JTAG. Si connette ad un PC tramite interfaccia seriale, dopodiché lui fa un po' di scan automatici ed è in grado di identificare sia la posizione dei piedini dell'interfaccia UART, sia la posizione dei piedini dell'interfaccia JTAG. Possiamo anche utilizzare un oscilloscopio, un logic analyzer per individuare il TX, che certamente si muove durante il boot, però insomma forse è un pochettino esagerato. Siamo molto interessati anche all'interfaccia JTAG, perché l'interfaccia JTAG è uno standard industriale che viene normalmente utilizzato per fare il test delle piastre dopo che queste sono state prodotte. Permette l'accesso ai segnali interni di circuiti integrati complessi, e in particolare permette l'accesso in lettura e scrittura della memoria flash, e può anche essere utilizzato come mezzo primario per fare l'incircuito emulator, cioè per eseguire in modo pratico, per eseguire un debugger direttamente sul firmware, sull'hardware fisico. Più dispositivi sono connessi in serie e quindi permette l'accesso ai segnali interni di più dispositivi sulla piastra. Solitamente ha 4 o 5 segnali, che sono il test clock, il test data in, il test data out, il test mode select e opzionalmente il test reset, che è opzionale perché l'interfaccia può anche essere resettata con gli altri segnali. Individuare la posizione dell'interfaccia JTAG non è facile perché non c'è un pinout standard, però comunque ci sono alcuni pinout popolari che sono elencati nella URL mostrata nella slide, di cui un esempio lo vedete in basso a destra. Ovviamente come primo step cerchiamo sempre su internet per vedere se già qualcuno ha identificato la posizione sul nostro dispositivo, altrimenti ci mettiamo a guardare la motherboard per vedere se ci sono dei segnali etichettati con i nomi dell'interfaccia UART, dell'interfaccia JTAG, altrimenti ci mettiamo a guardare per una fila di piedini di 5-6 piedini, una singola fila, oppure una doppia fila di 10, 14 o 20 piedini, e possiamo utilizzare un multimetro per localizzare la posizione dei piedini a massa e all'alimentazione della potenziale interfaccia. Poi possiamo anche fare un po' di misure per cercare di individuare quali potrebbero essere i segnali TMS e TDI, che di solito hanno resistenza di pull up. Il test reset può avere invece sia una resistenza di pull up che di pull down. Il pin TDO dovrebbe essere alta impedenza, quindi una volta fatto queste misure con un multimetro potremo andare a confrontare con i pinout popolari nella URL mostrata prima, e possiamo, se siamo fortunati, riusciamo in questo modo ad individuare la posizione dell'interfaccia JTAG. Altrimenti anche qui potremmo individuare la posizione dell'interfaccia JTAG sul sistema on a chip, se lo conosciamo, abbiamo il datasheet, e cercare di seguire le piste sul circuito stampato, ma comunque la cosa è abbastanza complicata per i motivi detti prima. Oppure possiamo usare JTAGulator. JTAGulator è nato apposta per l'interfaccia JTAG ed è un ottimo strumento per identificarne la posizione. Una volta che abbiamo identificato queste interfacce, di solito sulla motherboard non ci sono poi i piedini di interfaccia, ci sono soltanto le piazzole con lo stagno. Tipicamente utilizziamo una pompa di saldante per aspirare lo stagno in eccesso, un saldatore per rimettere i connettori, e poi utilizziamo un connettore per connetterlo al PC. Perché vogliamo mettere questi connettori e siamo così interessati a queste due interfacce? La UART è veramente importante, direi è essenziale.
perché ci permette, la console seriale quindi ci permette di vedere quello che è stampato sulla console durante la fase di boot, e questo ci permette di trovare, di identificare il bootloader, la sua versione, il sistema operativo, la sua versione e molte altre informazioni. Nel nostro caso, che vogliamo modificare il firmware del dispositivo utilizzando la procedura di upgrade, ci permette anche di vedere cosa viene scritto durante il ciclo di upgrade del firmware e magari capire l'upgrade come può essere fatto. Per utilizzarla dobbiamo utilizzare un adattatore seriale a livello TTL e un emulatore di terminale su un PC tipo ad esempio PuTTY. Anche l'interfaccia JTAG è importante, nel mio caso non l'ho utilizzata, ma comunque è in generale importante, perché ci permette di leggere il firmware dalla memoria flash, ci permette anche di utilizzarla come circuito emulator, quindi di usare un debugger sul firmware e sull'hardware reale. Per utilizzare l'interfaccia JTAG abbiamo bisogno di una piastra di interfaccia come ad esempio BusPirate, e abbiamo anche bisogno di un software come ad esempio un software open source come ad esempio OpenCD, che permette sia di fare il dump della EEPROM che di fare l'in-circuito debugging. Come ultimo step della raccolta informazioni dobbiamo ottenere il file del firmware. Ovviamente, come in tutte le fasi del reverse engineering, cerchiamo sempre di seguire per prima il percorso più semplice. Quindi se il fornitore ci mette a disposizione l'update del firmware sul suo sito, andiamo sul sito, ci prendiamo l'upgrade del firmware e così lo otteniamo. In qualche caso il firmware può essere scaricato direttamente soltanto dal dispositivo. In questo caso cerchiamo di intercettare la connessione con Wireshark, anche se ad esempio nel caso del router può essere più o meno complicato, sia perché dobbiamo intercettare la comunicazione lato interfaccia DSL o lato interfaccia in fibra, e sia perché i router specialmente utilizzano spesso un protocollo di controllo remoto basato su protocolli standard, per cui è il provider che gli dà l'informazione di aggiornare il firmware, ma questo a volte glielo trasferisce usando il protocollo HTTPS e può essere poi difficile decodificarlo. A volte abbiamo però che il nostro, collegandoci alla serial console, possiamo interrompere la procedura di boot prima che venga caricato il kernel ad avere accesso alla riga di comando del bootloader, e spesso i bootloader hanno dei comandi per fare il dump della flash, copiare la memoria in RAM e poi fare il dump della RAM, e quindi potremo ottenere una copia del firmware attraverso questa strada. Se le strade precedenti però non dovessero funzionare, siamo costretti ad utilizzare l'interfaccia JTAG, utilizzando quindi una piastra come BusPirate e il software OpenCD. La cosa però, sebbene documentata su internet, vuole essere abbastanza complicata. Una volta che abbiamo ottenuto il file del firmware, in questo caso lo abbiamo scaricato dal sito del fornitore, dobbiamo cercare di capire cosa c'è dentro. Se usiamo il comando Linux file ci dirà che è semplicemente una sequenza di byte, quindi un file di dati, ma c'è un software veramente ottimo che è Binwalk. Binwalk è praticamente in grado di fare una scansione di un file binario alla ricerca delle firme di molti tipi diversi di file system, di altri formati come pezzi compressi con gzip oppure pezzi di immagine JPEG o PNG o anche certificati digitali. Ad esempio, lanciandolo sul file che abbiamo scaricato dal sito del fornitore, ci dice che c'è dentro un'immagine di un file system di tipo JFFS2. JFFS2 sta per Journaling Flash File System Version 2 ed è abbastanza comune nei dispositivi embedded che hanno dispositivi flash. Dopodiché c'è un pezzo di file compresso con gzip. Per estrarre l'immagine JFFS2 abbiamo bisogno di un programma specifico su Linux che si chiama Jefferson. Quindi installiamo Jefferson sulla nostra macchina Linux, ma a quel punto possiamo utilizzare Binwalk con l'opzione -e, ci penserà lui a usare Jefferson, l'opzione -e che sta per extract, estrae tutti i contenuti noti a Binwalk. In questo caso ci estrae il primo file, che è quello che si chiama 174.0258, che era il pezzo compresso con gzip, che lui lo ha decompresso, e andiamo a vedere che è un tar file, quindi un archivio contenente una serie di pacchetti per diversi tipi di piastra. Evidentemente il firmware supporta diversi tipi di mainboard e ha dei pacchetti specifici per ciascuna di esse. Il secondo file, 200.jffs2, è l'immagine del file system, mentre la terza directory è jffs2-root, che è la directory dove Binwalk ha recursivamente estratto il file system. Se andiamo a guardare il contenuto di questa directory, apparentemente abbiamo tre partizioni, in realtà ne abbiamo solo due, abbiamo la boot e la root partition. In questo caso Jefferson ha fatto un errore, era dovuto, come
dovuto a come era fatto il file d'immagine, in realtà abbiamo solo due partizioni, la partizione boot e la partizione root, che è stata erroneamente splittata in due. Se andiamo a guardare la partizione boot, a parte un file di dimensione nulla, abbiamo cfram.00, che è il bootloader, è il bootloader CFE, che sta per Common Firmware Environment, ed è il bootloader fornito dal costruttore del chip, che è Broadcom, del sistema chip, che è Broadcom. Il secondo file è il kernel Linux, in un formato abbastanza inusuale, ma è il formato utilizzato dal bootloader CFE per caricare il kernel in RAM. Se ci mettiamo a guardare a qualche altro file, vediamo ad esempio che c'è BusyBox. BusyBox è molto comune nei sistemi embedded perché con un singolo binario di dimensioni contenute implementa una serie di comandi, molti comandi Linux, come ad esempio il processo init, la shell, ls, grep e tanti altri. Usando il comando Linux strings, che ci fa vedere le sequenze di byte che sono delle stringhe hash dentro il binario, siamo anche in grado di identificare la versione di BusyBox. Usando il comando readelf possiamo vedere, tra le altre cose, le librerie che BusyBox utilizza. In questo caso vediamo che utilizza la libreria MuciLibc. Anche MuciLibc è molto popolare nei sistemi embedded perché praticamente implementa quasi tutto quello che implementa la libreria standard glibc, ma con una dimensione molto molto minore. E poi possiamo anche guardare le altre librerie che ci stanno, le relative versioni, come ad esempio libgcrypt e così via. Una volta fatto questa analisi preliminare del file system, siamo pronti a collegare l'interfaccia seriale al nostro PC dove lanciamo l'emulatore di terminale, accendiamo la piastra e guardiamo cosa viene scritto sulla console durante la fase di boot. Qui abbiamo conferma che il bootloader è CFE e possiamo anche identificarne la versione. Viene identificato anche il tipo di chip, sebbene su internet non si trova molta documentazione su questo tipo di chip, probabilmente è un chip custom perché Broadcom permette ai suoi clienti di costruire un system on a chip mettendo insieme un processore e diverse periferiche, però sappiamo che è basato su un processore ARM Cortex A9 dual core che gira ad 1 GHz, che abbiamo sulla mainboard 256 MB di RAM e 256 di memoria NAND flash. Identifichiamo anche la versione del kernel Linux, che in questo caso è la 3.4.11 con le real-time patch 19, abbiamo conferma che l'instruction set è quello di un processore ARM V7 e che abbiamo il file system JFFS2 che utilizza, tra le altre cose, la compressione LZMA che non è standard ma richiede una patch al kernel di Linux. Continuando a guardare quello che viene scritto, siamo anche in grado di identificare come è partizionata la flash EEPROM. Abbiamo anche conferma che il processo init è proprio BusyBox e il primo script che fa partire è lo script etch initd RCS. Questo è molto importante perché se vogliamo andare ad analizzare tutto quello che fa il router dobbiamo partire esattamente da questi script che vengono eseguiti. L'esecuzione di questo script è ovviamente in accordo col file di configurazione etch init tab. Sempre continuando a guardare quello che viene scritto sulla console, a un certo punto vediamo la scritta epicentro software version. Cercando su internet scopriamo chi è l'original design manufacturer, cioè chi è la società che ha sviluppato il firmware e molto probabilmente ha progettato anche l'hardware. Quindi anche se il router è stato, diciamo, marchiato D-Link, prodotto da D-Link, in realtà è stato sviluppato da una società svizzera che si chiama ADB. Questo è importante perché quando cerchiamo le cose su internet, se cerchiamo con ADB magari troviamo delle informazioni che cercando con D-Link magari non troviamo. Quindi, riassumendo, cosa abbiamo trovato finora, guardando un po' il file system e quello che viene scritto sulla console seriale? Che abbiamo un processore ARM V7 Cortex A9 multicore, che abbiamo 256 MB di NAND flash, che abbiamo una versione di Linux rilasciata nel settembre 2012, MuciLibc dello stesso anno, BusyBox addirittura più vecchio del 2010 e libgcrypt addirittura del 2009. E abbiamo poi identificato che l'original design manufacturer è la ditta svizzera ADB. Questo router è stato immesso sul mercato a inizio 2018, eppure monta software molto vecchio, un kernel di 6 anni prima, altri software addirittura più vecchi. Ci possiamo chiedere come mai questo avviene. Purtroppo questo avviene molto spesso nei dispositivi IoT, nei dispositivi embedded. Probabilmente avviene perché il fornitore vuole risparmiare tempo e denaro, quindi o riutilizza qualcosa che ha già, semplicemente ricompilandolo per il nuovo hardware senza aggiornare, perché gli costa fatica, oppure addirittura utilizza quello che gli fornisce il venditore del sistema on a chip, il Software Development Kit,
questo caso di Broadcom, semplicemente aggiungendo il proprio applicativo che gestisce il router, ma senza aggiornare le versioni. Da un punto di vista di sicurezza, ovviamente questo non va bene, perché ci si potrebbe trovare con un dispositivo nuovo, con software vecchio, con magari con delle vulnerabilità note non patchate. Una volta identificato il nostro sistema, sappiamo cosa c'è sopra, ci mettiamo a costruire un ambiente di emulazione che utilizzeremo per analizzare i binari che ci interessano e fare magari il reverse engineering di quei binari. Ovviamente la prima cosa che dobbiamo fare è emulare lo stesso processore che abbiamo sul nostro dispositivo. Per emulare lo stesso processore usiamo un tool fantastico che si chiama Kemu. Kemu è un software che permette di emulare centinaia di tipi di processori diversi e centinaia di tipi di piastre diverse. In questo caso emuliamo una piastra VExpress A9 con un processore Cortex A9 che è quello che abbiamo sul nostro dispositivo. Ovviamente per costruire un ambiente di emulazione non abbiamo bisogno solo di emulare il processore, avremo bisogno anche di un kernel Linux ed un root file system con le librerie, magari le stesse che ci sono sul nostro dispositivo, e quindi dobbiamo ricostruire tutto. Potremmo compilare tutto quanto da noi perché è tutto open source, il problema però è che la quantità notevole di interdipendenze che esistono tra le versioni di librerie, le versioni dei pacchetti, le versioni del kernel fanno sì che fare tutto da noi è quasi impossibile. Però esistono dei cosiddetti build system, cioè dei software che ci permettono di tracciare automaticamente queste dipendenze e di costruire, tipicamente sono orientate a un device, alla costruzione di un dispositivo embedded, però possono andare benissimo per costruire un ambiente di emulazione, ci permette così di costruire un root file system e un kernel. In ambiente open source ce ne sono diversi, ma i tre più popolari sono: il primo è di Octo Project, che è molto popolare, molto diffuso in ambiente open source, molto potente, permette non solo di creare un kernel Linux e un root file system, ma una vera e propria distribuzione custom di Linux, con tanto di package repository e package manager. Però ha l'inconveniente che imparare ad utilizzarlo è abbastanza complicato, perché è sì molto potente, ma anche molto complesso. Poi c'è un altro sistema, anche questo molto popolare, che si chiama Buildroot, è un po' più semplice, si limita a costruire il root file system e il kernel, ma è abbastanza facile da imparare e ha un ottimo manuale. Poi c'è anche un altro sistema, che anche questo è abbastanza popolare, che è OpenWrt, poi richiamato LEDE, che è il build system utilizzato dal progetto open source OpenWrt, che è il sistema operativo che si può mettere su molti router, però ha l'inconveniente che la documentazione è un pochettino sparsa sul sito di riferimento e quindi è un po' più complicato, diciamo, da utilizzare. Per questo motivo io nel mio progetto ho scelto Buildroot. Ovviamente purtroppo non è sufficiente aver scelto il build system, noi dobbiamo costruire un sistema di emulazione dove vogliamo far girare i binari del nostro dispositivo IoT, quindi dovrà essere basato sulla stessa versione di MuchiLibC, altrimenti dei binari potrebbero non funzionare correttamente, sulla stessa versione, una versione compatibile di libgcrypt, possibilmente con lo stesso kernel, con altre librerie, quelle utilizzate dai binari che ci interessano, con le stesse versioni compatibili. Tutti questi vincoli fanno sì che non possiamo scegliere l'ultima versione di Buildroot disponibile, perché su quelle componenti è andata avanti in termini di versione, ma dobbiamo scegliere una vecchia versione di Buildroot andando a valutare questi requisiti. Il problema è che ormai anche nel mondo Linux abbiamo tutte queste interdipendenze, per cui un software, diciamo, più vecchio come Buildroot del 2014 non gira su una versione recente di Ubuntu come la 16.4 o la 18.04. Dobbiamo allora farlo girare in una vecchia versione di Linux, come ad esempio Debian Wheezy, che era stato rilasciato nel 2013 e che più o meno è coetaneo dell'altro software. Per fare questo dobbiamo usare un ambiente di virtualizzazione, e per usare un ambiente di virtualizzazione leggero, magari usiamo Docker, magari in modo un pochettino improprio. Per usare Docker dobbiamo costruire la nostra macchina Linux virtuale usando un Dockerfile di configurazione, che è molto semplice. Partiamo da una distribuzione minimale di Debian Wheezy, gli aggiungiamo solamente i pacchetti che ci servono per far girare Buildroot e in questo modo costruiamo la macchina Docker. Dopodiché la lanciamo col comando docker run, che per semplicità lo mettiamo in uno script shell. La cosa importante nel nostro contesto e che sono importanti, molto importanti, i tre parametri, diciamo, che noi utilizziamo nel lanciare Docker. Uno è che montiamo la directory temporanea di X-Window della nostra macchina Linux nella stessa posizione dentro la macchina Docker. Questo serve per poter eseguire nella macchina Docker i programmi con interfaccia grafica, come ad esempio make xconfig.
Dopodiché mappiamo la home directory dell'utente Linux, della macchina Linux, dentro la stessa posizione della macchina Docker. E in qualche modo mappiamo lo stesso username e user id della macchina Linux nella stessa posizione della macchina Docker. In questo modo possiamo condividere in modo del tutto trasparente tutto quello che abbiamo sulla home directory. E possiamo avere due finestre, ovviamente anche molte più di due, in cui ad esempio in questo caso su quella di sopra è la nostra normale macchina Linux, dove ci gira un Ubuntu 18.04, di sotto lanciamo Docker Run tramite lo script, l'host name cambia in brhost, perché così gli abbiamo detto di chiamarsi, è una distribuzione di Linux Debian Wheezy, e però condividiamo esattamente la stessa home directory e esattamente lo stesso username e user id. In questo modo condividiamo in modo trasparente la home directory, nella macchina Docker eseguiremo build root e tutto il resto lo eseguiamo nella nostra normale macchina Linux. Dopodiché build root va anche configurato per dirgli come deve generare il kernel root file system. Ovviamente si parte dalla distribuzione di build root e gli si dice di configurarsi per la macchina che noi andiamo ad emulare, che è una macchina VExpress, ma molto importante, facciamo alcune modifiche alla configurazione default. La modifica di gran lunga più importante è che compiliamo tutte le librerie e tutti i pacchetti con le informazioni di debugging, perché l'idea è quella di prendere i binari del nostro dispositivo, farli girare nell'ambiente di emulazione, magari con un debugger, e mettere dei breakpoint a tutte le chiamate delle funzioni di libreria e in questo modo capire con esattezza i parametri che vengono passati a ciascuna funzione di libreria e i valori che vengono ritornati. Poi dobbiamo fare altre configurazioni, come ad esempio immettere nell'ambiente di emulazione i binari che ci possono servire per analizzare i binari del dispositivo IoT che facciamo girare, come ad esempio GDB server, S3ace e così via. E ovviamente dobbiamo anche includere i driver per la NAND flash e il file system JFFS2. E dobbiamo anche includere le librerie che ci interessano, perché poi dei binari usano delle librerie, quindi ci dobbiamo mettere anche le stesse librerie del nostro dispositivo IoT. Anche sul kernel dobbiamo fare un minimo di configurazione, ma giusto per dirgli di usare la stessa piattaforma hardware, scegliamo un preemptible kernel che è lo stesso utilizzato nel nostro dispositivo IoT, anche qui dobbiamo mettere il supporto al device NAND flash e includiamo anche il supporto per un NAND flash simulator che ci permette di simulare l'NAND flash in RAM, e dobbiamo includere il file system JFFS2 con la relativa patch per la compressione LZMA. Su Mucilibc una configurazione minima, giusto per renderla compatibile con la configurazione che abbiamo sul nostro dispositivo, questo è il risultato di prove ed errori. E dopodiché anche su Mucilibc abilitiamo la compilazione con informazioni di debugging, per farlo c'è da fare un po' di giri, ma alla fine si riesce. Una volta costruito l'ambiente di emulazione, torniamo sul nostro hardware. Di nuovo ci mettiamo ad analizzare quello che viene scritto nella serial console, facciamo la procedura di upgrade sul router utilizzando l'interfaccia web e vediamo cosa viene scritto sulla console seriale. In questo caso vediamo che il sistema ci scrive gli script che esegue. Il primo script che esegue è upgradeprepare.sh, che non fa altro che fare il kill di tutta una serie di processi che potrebbero interferire col processo di upgrade. Dove viene eseguito il comando upgrade.sh, la prima cosa che scrive è signature ok, il che vuol dire che il file del firmware è firmato e la firma digitale viene verificata all'interno di questo script. Poi viene eseguito il comando di flash erase all, che cancella un'intera partizione sulla NAND flash, che è la partizione dedicata all'upgrade, e dopodiché viene eseguito il comando dd per estrarre il root e boot file system dal file del firmware e scriverlo sulla NAND flash, sulla partizione della NAND flash col comando NAND write. Dopodiché c'è un modulo del kernel che in automatico splitta la boot e la root partition e crea due nuove partizioni che si chiamano bootfs2 e rootfs2. Analizzando i parametri che il sistema ci scrive direttamente sulla serial console, possiamo capire i parametri del comando dd, possiamo capire con esattezza dove il boot e il root file system è posizionato all'interno del file del firmware. Sempre continuando a guardare la serial console, scopriamo anche che verso la fine vengono installati i pacchetti addizionali che erano quelli che stavano dentro al tar file che avevamo nel file del firmware. E infine anche il bootloader viene riscritto e il router fa il reboot. Quindi riassumendo,
Lo script che ci interessa analizzare, visto che vogliamo modificare il firmware sfruttando possibilmente questo processo, è lo script upgrade.sh. In questo script la firma digitale del file del firmware viene verificata col comando, col binario che è dentro al router, che si chiama sig underscore verify. Il boot e root file system sono scritti in una singola operazione di end write, e un modulo proprietario automaticamente fa lo split della partizione boot e root file system. C'è un altro modulo che delimita la fine della partizione root, alcuni pacchetti addizionali sono poi scritti, e infine anche il bootloader viene scritto nella NAND flash e il root file, il reboot. Siccome noi siamo interessati a modificare il file del firmware cercando di sfruttare la procedura di upgrade, abbiamo un ostacolo che è quello della firma, perché il firmware è firmato. Siccome la firma viene verificata col binario sig underscore verify, proviamo a fare il reverse engineering di sig underscore verify nell'ambiente di emulazione per cercare di capire cosa fa e vedere se casomai siamo in grado di poterlo ingannare con una nostra firma generata da noi. Sig underscore verify è un binario stripped, quindi non ha informazioni di debugging, ma noi lo possiamo seguire nel nostro ambiente di emulazione. Col comando readelf possiamo capire tutte le funzioni di libreria che lui chiama. Eseguendo nel nostro ambiente di emulazione, l'idea è quella di eseguirlo con un debugger, di mettere un breakpoint su ciascuna delle funzioni di libreria che chiama e cercare di capire cosa fa analizzando questo tipo di chiamata. Quindi lo eseguiamo nell'ambiente di emulazione col comando GDB server. GDB server è praticamente il debugger, quello che lo fa eseguire volendo passo passo, mette i breakpoint eccetera, mentre nell'ambiente Linux utilizziamo GDB. GDB dialogherà con GDB server e gestirà l'interfaccia verso l'utente, quindi l'interfaccia verso l'utente la usiamo nell'ambiente Linux con maggiori possibilità, e l'esecuzione vera e propria, il controllo del binario, viene fatto con GDB server. Facendo questa analisi, quindi con i breakpoint su ciascuna chiamata di funzione di libreria, riusciamo a capire esattamente, ma proprio esattamente, cosa sig verify fa. In pratica legge gli ultimi 256 byte del firmware, che sono la firma, dopodiché utilizza le librerie, delle chiamate delle funzioni di libreria della libreria libgcrypt per calcolare la checksum in formato SHA-1 del file del firmware, ovviamente escluso gli ultimi 256 byte, poi chiama altre funzioni di libreria della libreria libgcrypt per verificare la firma e gli passa come parametro la checksum SHA-1, la firma digitale e la chiave pubblica. La chiave pubblica è inclusa nel binario sig underscore verify. Praticamente la chiave pubblica viene utilizzata per decifrare la signature e questa viene confrontata poi con la checksum SHA-1, in modo tale che se noi cambiamo il file del firmware, la checksum SHA-1 cambia e la firma non corrisponde più e quindi non è più valida. La chiave pubblica è inclusa nel binario, la chiave pubblica è basata su due interi di grosse dimensioni che sono il modulo e l'esponente. Col debugger li possiamo anche estrarre dalla memoria e metterle su un file e ricostruire un file in un formato standard come ad esempio .pem, però rimane il problema che non abbiamo la chiave privata. La chiave privata ovviamente non è inclusa nel router e quindi non siamo in grado di fare una firma digitale valida questo router. Quindi dobbiamo seguire un'altra strada per fare l'upgrade, perché non essendo in grado di generare la firma, la strada standard sembra impossibile. Allora possiamo osservare che comunque il router permette una connessione Telnet ed SSH, ma ci presenta una shell ristretta, tipo quella del router Cisco. Tipo quella del router Cisco vuol dire che se premiamo il punto interrogativo ci dà l'elenco di tutti i comandi disponibili, se premiamo tab il comando viene autocompletato, ci mostra anche i vari parametri che possiamo dare, però i comandi sono quelli, non possiamo dare tutti i comandi che, diciamo, che sono disponibili normalmente su un sistema Linux. Analizzando i file system scopriamo che questa shell ristretta è basata su un progetto open source che si chiama Clish. Analizzando sempre i file binari scopriamo anche che il file di configurazione si trova su /tmp/clish e che, analizzando i file di startup, questa /tmp/clish in realtà è un link che punta a una directory in normal mode, l'operatività normale del router, e un'altra directory in factory mode. Se ci mettiamo ad analizzare questi file di configurazione di Clish, praticamente a un certo punto scopriamo, nella versione, diciamo, del modo normale, quello con cui arriva il router, quello con cui funziona normalmente, che c'è un comando hidden, nascosto. Nascosto vuol dire che quando premiamo il punto interrogativo non viene mostrato, quando premiamo tab non viene autocompletato, però esiste. Siccome, cioè, è nascosto, evidentemente è qualcosa che bisogna utilizzare. Allora lo eseguiamo, eseguendolo il router entra in modalità factory mode e fa il riavvio e scopriamo che è una modalità
diciamo abbastanza strana, perché non c'è un wifi disponibile, non c'è la connessione a internet, non c'è un DHCP server, ma c'è una caratteristica interessante che non era disponibile nella modalità normale, cioè il comando system shell, che ci dà una shell Linux, una shell di utente normale, non privilegiato, però ci permette di esplorare il sistema. Quindi per esplorare il sistema, quello che ci mettiamo a guardare tutti i processi che girano come utente root, con lo scopo di hackerare qualcuno di questi per diventare root. Quindi ci mettiamo a guardare, a identificare ciascuno di questi processi andando a guardare il binario relativo, usando il comando Linux strings per vedere le stringhe in mezzo che stanno dentro, in modo da identificare di cosa si tratta e quale versione ha ciascuno di questi processi. Possiamo anche seguire nell'ambiente di emulazione con le opzioni -v per version o -h per help per identificare ciascuna componente open source, quindi di cosa si tratta e la versione. Una volta che abbiamo identificato gli eseguibili open source e la relativa versione, possiamo cercare su internet per cercare delle vulnerabilità note. La probabilità che ne troviamo qualcuna dovrebbe esserci, visto che è un software molto vecchio. Ovviamente poi dobbiamo verificare che le vulnerabilità che troviamo siano sfruttabili nel nostro dispositivo, perché talvolta quello che troviamo magari richiede alcune configurazioni che, se non ci stanno nel nostro dispositivo, non le riusciamo a sfruttare. Se, come nel nostro caso, non c'è una vulnerabilità facile da sfruttare, la dobbiamo trovare noi, andando ad analizzare i binari da hackerare. Ovviamente i binari che andremo ad analizzare partiremo da quello più probabile, con maggiore facilità di successo. Quindi scarteremo tutti i binari del sistema operativo e gli altri binari open source, perché se non abbiamo trovato le vulnerabilità su internet e nessuno le ha trovate in questi anni, sarà più difficile trovarle per noi. Scartiamo anche i binari di più basso livello, quelli che fanno cose molto specifiche, tipo quelli relativi al DNS, al VoIP o a altri dispositivi particolari che stanno nel device, perché di solito questi binari fanno una cosa sola e in genere hanno una superficie di attacco più bassa. Invece andremo ad analizzare i binari che hanno file di configurazione più grandi e che hanno quindi una superficie, che fanno più cose, che hanno una superficie di attacco più grande e che quindi presumibilmente sarà più facile da hackerare. Nel caso specifico, il binario di gran lunga più interessante si chiama CMS, che sta per Configuration Manager, ed è praticamente l'applicativo che gestisce il router. Gira con i privilegi di root, fa un po' tutto sul router, tipo aggiungere utenti, configurare il DHCP, modificare l'indirizzo IP del router e così via. Eseguendolo ed analizzandolo nell'ambiente di emulazione, si scopre che utilizza dei comandi shell per fare le sue cose. C'è anche un comando parallelo che si chiama CM client. Il comando CM client gira con i diritti di utente normale ed è il comando utilizzato sia dall'interfaccia web sia dalla riga di comando, ed è per cui il CM client chiede al processo CM di effettuare le operazioni che l'utente chiede di effettuare. Il processo CM verifica se queste operazioni sono legittime, se sono legittime le attua. Quindi il sistema sembra ben disegnato, un processo che gira con i diritti di root e che fa le modifiche al sistema, e un altro processo che gira con i diritti di utente, che per conto dell'utente chiede delle cose da fare e il processo di livello superiore le effettua. Però facendo un'analisi dei script di startup, si può scoprire che il processo CM client è utilizzato negli script di startup per configurare il processo CM. Quindi la nostra idea qual è? È quella di riconfigurare il processo CM per far eseguire un nostro script. In particolare, analizzando gli script di startup, troviamo ad un certo punto quel comando che vedete nella slide, che dice al processo CM di caricare tutti i file XML in quella directory per configurarsi. Uno di questi file che carica si chiama management.xml, che all'interno, tra le varie cose, c'è scritto che quando deve fare delle attività che riguarda la modifica di un utente o l'aggiunta di utente, deve eseguire uno script che si chiama users.sh, che sta in una determinata directory. Quindi la nostra idea qual è? Quella di copiare questo file XML, lo copiamo nella directory temporanea dove abbiamo i diritti di scrittura come utente normale, lo chiamiamo fake management.xml, e poi riconfiguriamo il processo CM a fargli usare questo script. Ovviamente faremo una modifica su questo script, per cui anziché fargli usare users.sh, gli facciamo usare un nostro comando che si chiama fake users.sh. I punto punto nel path servono ad uscire dalla directory default ed arrivare alla directory temporanea, che è l'unica dove lo possiamo scrivere. Dopodiché triggeriamo l'esecuzione di questo script, del nostro script. Questo script, triggerandone l'esecuzione, sarà il processo CM a chiamarlo, e quindi girerà con i diritti di root. Girando con i diritti di root, questo script potrà fare qualunque cosa. Noi gli facciamo fare le stesse cose che faceva lo script originario.
lo script originario. In più gli facciamo modificare il file etcpassword per togliere la password all'utente root. Mettiamo tutte queste cose per semplicità all'interno di uno script, in modo che facciamo un copia e incolla sulla, diciamo, sull'interfaccia seriale, creiamo questo script, lo rendiamo eseguibile, lo eseguiamo e a questo punto facciamo su trattino e siamo root. Essendo root possiamo fare tutto quello che ci pare sul router, ma noi vogliamo fare semplicemente la procedura di upgrade, sfruttando la procedura di upgrade standard. Quindi torniamo di nuovo ad analizzare lo script upgrade.sh per capire come il file del firmware è fatto, e possiamo, analizzando questo script, scoprire che ad un certo punto c'è una checksum MD5 del file del firmware, poi c'è il boot file system, una sequenza di byte che funzionano da partition splitter, il root file system, un'altra sequenza di byte che funziona da partition marker, poi alla fine c'è la firma digitale. In mezzo ci sono altri campi di cui non sappiamo bene cosa fanno. Quindi la nostra idea qual è? È quella di prendere il root file system, di estrarlo, di modificarlo, di ricostruire l'immagine, tra l'altro della stessa dimensione, perché non conoscendo tutti i campi del file del firmware non lo vogliamo alterare, e poi se avremo bisogno di spazio addizionale possiamo sempre utilizzare lo spazio disponibile su una chiavetta USB che possiamo collegare al router. Dopodiché riassembliamo tutto quanto insieme ed abbiamo creato il nostro file del firmware. L'unico piccolo problema è che non ha la firma digitale valida, quindi la procedura standard non lo caricherebbe. Se andiamo però ad analizzare lo script di upgrade, scopriamo che all'interno c'è una funzione che chiama sig_verify, la quale verifica la correttezza della firma e ritorna il valore correct code, il valore del comando sig_verify. $? Significa il valore ritornato al comando precedente. Noi possiamo copiare questo script, ad esempio una directory temporanea, e fargli ritornare 0, che vuol dire che la firma è andata bene sempre. Dopodiché però lo dobbiamo sostituire, lo andiamo a sostituire, quello originario, fino al prossimo reboot, col comando mount --bind. L'opzione --bind è solitamente utilizzata per montare una directory sopra un'altra, ma può anche essere utilizzata per montare un file sopra un altro. E la cosa molto interessante è che questo comando permette di sovrascrivere un file anche se quello originario si trova in un file system read-only. Una volta che facciamo questa operazione, possiamo poi andare sull'interfaccia web, fare l'upgrade, e l'upgrade avrà successo. Adesso un piccolo demo che riepiloga, diciamo, fa vedere quello che abbiamo fatto. Quindi sopra vediamo l'interfaccia web del router e sotto la serial console. Questo è un router appena uscito, diciamo, quindi non ancora hackerato. Proviamo a fare l'upgrade con un file del firmware cioè con la firma digitale sbagliata, che è quello che abbiamo preparato noi, e vediamo che inizialmente le cose sembrano andare bene, poi però appare un messaggio sulla serial console che dice invalid signature, l'interfaccia web continua ad andare, il router fa il reboot, ma a un certo punto anche l'interfaccia web ci dice che c'è stato un errore nell'upgrade del firmware. Proviamo allora a fare le cose che abbiamo detto, quindi entriamo come utente admin, che è un utente normale, dall'interfaccia ristretta diamo il comando per andare in factory mode, premendo tab, in questa situazione possiamo vedere che il comando non viene autocompletato perché non è mostrato tra quelli disponibili, il router fa il reboot e si riavvia in modalità factory mode. In questa modalità proviamo di nuovo a fare il login e questa volta abbiamo disponibile il comando che non era disponibile prima, che è il comando di system shell. E a questo punto quindi possiamo hackerare il router. Per hackerarlo facciamo una connessione telnet al router, non usiamo la serial console per non avere il fastidio di alcuni messaggi che ogni tanto appaiono sulla serial console. Fatto questo, ci mettiamo nella directory temporanea, creiamo il file di hack.sh, facciamo un copia e incolla perché lo script ovviamente l'avevamo fatto prima, lo incolliamo, proviamo Ctrl+D per terminare l'input del file, a questo punto lo rendiamo eseguibile, lo eseguiamo e facendo un SU a questo punto possiamo diventare root. In più quello script include anche il mount --bind, che ha quindi sovrascritto temporaneamente per il prossimo reboot lo script upgrade.sh, quindi torniamo nella nostra interfaccia web, andiamo a selezionare lo stesso file del firmware che non ha una firma digitale valida,
e andiamo di nuovo a fare l'upgrade. In questo caso le cose vanno avanti e a un certo punto la serial console ci dice signature ok. Ovviamente abbiamo modificato le cose, quindi ritorna sempre che gli va bene. L'interfaccia web va avanti e alla fine anche l'interfaccia web ci dice che il firmware è stato modificato e quindi diciamo che abbiamo raggiunto il nostro scopo. Possiamo quindi arrivare alla conclusione. Il reverse engineering può essere abbastanza complicato. La cosa importante è definire chiaramente lo scopo limitato del progetto all'inizio in modo da rimanere concentrati su quello scopo. Iniziare a raccogliere informazioni sempre seguendo il concetto di seguire il percorso più facile per prima. Questo vuol dire anche se alcune informazioni sono difficili da ottenere o non le riusciamo a ottenere, cerchiamo comunque di andare avanti. Poi torneremo indietro solamente se assolutamente indispensabile. Cerchiamo tutto su internet, incluso le vulnerabilità note, e se dobbiamo hackerare qualche processo, cerchiamo un processo che gira con i diritti di root e che possibilmente abbia una superficie di attacco abbastanza grande. Sul mio sito, ma probabilmente anche sul sito di Romac, c'è la presentazione. In questa presentazione ci sono tutti i link a tutte le cose di cui ho parlato oggi, compreso tutti i dettagli dell'hacking su questo router e anche un processo simile seguito su un router diverso. Quindi trovate tutte queste informazioni. Adesso se avete qualche domanda, siamo praticamente al limite, ma forse ci esce qualche domanda. Grazie. Ah, grazie Valerio, se c'è qualche domanda facciamo una domanda e poi andiamo a pranzo, se c'è, no, alzate la mano. Smauri che dice? Niente, è finita. Vabbè, allora dai, se non ci sono domande, grazie ancora Valerio.